un rito mortuario da Roma in Guinea, in cui i discendenti assumevano il cervello dell'ascendente morto per teoricamente acquisire le qualità. Il fatto è stato che in pratica molte di queste persone che praticavano questo rito poi morivano per una malattia che loro chiamavano il culo e che era meglio conosciuta come malattia di Creutzfeldt-Jakob. Questo nel 73. Quindi c'era questo dato, fu fatta questa ricerca da parte dell'OMS, parlava un ricercatore per verificare questo stato. Quando questo ricercatore scoprì la correlazione che c'era tra questo cannibalismo rituale e la malattia, diciamo che fu invitata la Nuova Guinea a bloccare il rito. In questo modo si vide subito che le morti cominciavano a fare. Negli anni Ottanta questa malattia è diventata praticamente, ha avuto un altro risvolto, non negli uomini, ma negli animali. Siete abbastanza adulti per ricordarvi il morbo della mucca pazza. La malattia era la stessa. L'origine era la stessa, cioè le mucche venivano praticamente alimentate con farine animali che provenivano dalla trasformazione dei residui della macellazione in farina animale e venivano alimentate con queste farine animali. Quindi il problema era lo stesso, cioè la mucca che è erbivora viene trasformata in carnivora. Cannibale. C'è stato un ricercatore che si chiama Brusimel che ha scoperto anche la presenza in questi animali di una proteina che gli ha consentito anche di prendere il premio Nobel della medicina. La proteina si chiamava prione. E in pratica cosa successe anche allora? Non c'era terapia per questa malattia. L'unica cosa che fu fatta era di vietare l'uso delle farine animali in questi animali, che non erano solo le mucche, ma erano anche le pecore, erano anche i felini, soprattutto quelli che erano nei giardini zoologici. Questo problema mi ha suscitato curiosità. Perché, ok, il cannibalismo porta questa malattia. Perché? Qual è il motivo per cui se una persona si ciba di sostanze identiche a quelle proprie non incontra questa malattia? E lì è cominciata la mia ricerca. Ho cominciato a cercare di capire perché. Il come, cosa fa? Il perché. Dunque questo percorso ho incontrato praticamente il nostro sistema di riconoscimento, il sistema immunitario. Allora mi sono andato a vedere il sistema immunitario come funzionava. Da ciò che ricordava l'università ho aggiunto anche quello che erano stati i progressi nel campo, per cui ho cominciato a capire perché succedeva così. Io vi voglio fare una sintesi di quello che è stata, diciamo, la scoperta dello studio di questo sistema immunitario, che spiega perché nel cuore della mucca pazza c'è questo problema. Allora, parliamo di questo sistema immunitario.
parte da telecellule comuni. Avete sentito parlare delle cellule staminali? Ci sono le staminali anche per il sistema immunitario, si chiamano linfoblasti, che sono presenti nel dolore delle ossa. Nello sviluppo di questo sistema ci sono due fasi molto interessanti per noi. Una prima fase di maturazione e una seconda fase di maturità. La cosa bella è che durante il periodo di maturazione di queste cellule del sistema immunitario, queste entrano in contatto per prima con i nostri costituenti, con l'ambiente interno. E quindi cominciano a riconoscere l'ambiente interno. Ma come lo fanno? Ogni cellula del sistema riconosce una sola sostanza, che si chiama antigeno. Quindi esistono tante cellule quanti sono gli antigeni. Però, quando durante il periodo di maturazione queste cellule incontrano l'antigeno interno a cui sono sensibili, avviene un fatto molto particolare, cioè si autoelimina. Esiste un processo che si chiama apoptosi, che significa morte cellulare programmata, per cui la cellula che riconosce il costituente del proprio organismo praticamente scompare. È logico, perché la funzione delle cellule immunitarie è quella di aggredire la sostanza a cui sono sensibile, eliminarla, ma non può aggredire se stesso. Per cui già in partenza il sistema prevede l'autoeliminazione. Questo processo va avanti finché c'è la regressione del tumore, quindi fino all'adolescenza. Il che significa che quando il sistema, diciamo, questo processo è completato, si è creata una bellissima memoria propria, però non come quella che si pensa. La memoria self di cui si parla, la memoria del proprio, non è positiva, è negativo per esclusione. Cioè non esiste più in circolo alcun linfocita in grado di riconoscere se stessi. Le cellule invece che raggiungono la maturità vanno a sistemarsi nei punti strategici, che sono quelli a contatto con l'esterno, e quindi la pelle, gli occhi, più dell'80% l'apparato digerente, apparato genitale, apparato respiratorio. Quindi si creano praticamente queste fasi. Che succede quando dall'esterno introduciamo delle sostanze? Queste entrano nel nostro organismo. Lo fanno attraverso delle cellule particolari che si chiamano cellule M. M sta per membranose, sono sottilissime, si trovano su una cellula. Queste cellule si lasciano attraversare le sostanze e passano l'informazione, diciamo, a un istruttore, a un linfocita che fa da istruttore, che si chiama helper. Questo linfocita consegna l'informazione a un linfocita finale che conserva la memoria di quella sostanza a vita, perché la durata di vita dei linfociti è pressoché identica alla nostra. Quindi tutto ciò che entra dall'esterno, intanto che viene riconosciuto come estraneo, si crea questa memoria che viene conservata a vita. Quindi la memoria dell'estraneo, quello che si chiama il not self, in pratica, è una memoria positiva da riconoscimento. Allora, cosa succede in pratica nel cannibalismo? Nel cannibalismo io introduco dall'esterno una sostanza che è identica a un'altra che sta all'interno.
Il linfocita non è in grado di distinguere esterno e interno, è solo sensibile a quella sostanza. Per cui se rincontra l'interno, l'attacca. Ecco perché alimentare le mucche con farina animale proveniente dalle sostanze mettere in moto un meccanismo di tipo autoimmunitario. Però non perché il sistema era sballato, il sistema funzionava perfettamente. È l'uomo che ha fatto una scelta distorta, che ha messo in contatto praticamente una sostanza estranea, identica a una interna, creando il problema. Io mi ricordo che negli studi che ha fatto questo ricercatore Klusener, lui aveva notato che c'era una sorta di blocco, così mi parlavano, di specie. Diceva, la malattia non passa da una specie all'altra. E lui lo vedeva come blocco. Secondo me non è un problema di blocco, è un problema di similitudine. Il problema esiste quando c'è similitudine tra l'esterno e l'interno. Questo è il problema grosso. Però io nella mia ricerca poi ho cominciato a vedere che c'era qualcosa che andava oltre il cannibalismo diretto. Io l'ho chiamato cannibalismo filogenetico. Perché filogenetico? Perché riguardava anche altre specie che ci erano simili ma non identiche. Noi condividiamo, specialmente con i mammiferi, molti elementi comuni. Non so se lo sapete, ma ci sono allevamenti di maiali appositamente finalizzati ai trapianti, perché il maiale ha una struttura antigenica talmente simile alla nostra da poter essere utilizzati in caso di emergenza. Questo può anche far conto, però nella pratica. Allora, c'è un'altra malattia molto interessante da questo punto di vista, anzi due malattie, che interessano due regioni del pianeta in cui sono ad alta densità, la Sardegna e la Finlandia. In Sardegna e in Finlandia c'è una grossa concentrazione di sclerosi multipla e di diabete tipo 1, quello giovanile. Hanno fatto un sacco di indagini per quanto riguarda la genetica, ma capite perfettamente che Sardegna e Finlandia di genetico in comune c'hanno molto poco. Allora, data l'incidenza della malattia, praticamente bisogna guardare fuori. Io non so perché non l'hanno fatto. Io ho cominciato a chiedermi, ma queste due regioni cosa hanno in comune? Sono distanti. C'è una terza regione anche, ed è in Nord America, al limite tra gli Stati Uniti e il Canada. Allora, che c'hanno in comune? Qual è l'elemento che unisce queste regioni così lontane anche geograficamente fra di loro? Secondo voi? Gli ovini, perché la Sardegna, il 50% dell'attività della Sardegna è con gli ovini, però in Finlandia ci sono molti boschi, molte foreste, e chi ci vive nelle foreste? Le renne, i cervi e altre simili, quindi gli ovini, e così anche nel Nord America. Quindi c'è una relazione, in pratica. L'unico elemento comune che hanno, che può giustificare questa incidenza di malattia, è la presenza abbondante di ovini nell'alimentazione di queste persone. Gli ovini sono interessanti perché interessano anche una malattia umana particolare. Praticamente le malattie reumatiche, diciamo così.
Queste malattie hanno in comune un elemento che si chiama fattore reumatoide. Come viene messo in evidenza nel sangue di una persona la presenza di questa sostanza, di questo fattore reumatoide? La reazione funziona così. Si prendono dei globuli rossi di fiume, li si iniettano in un coniglio. Il coniglio forma anticorpi contro i globuli rossi di fiume. Il siero del coniglio, contenente praticamente gli anticorpi, poi viene messo a contatto col sangue della persona che stiamo analizzando. Quando c'è il fattore reumatoide, c'è reazione di precipitazione. A che vuol dire questo? Vuol dire che siccome gli anticorpi sono specifici, il fattore reumatoide, diciamo che è identico ai globuli rossi di pecore. E come ci sono arrivati con i globuli rossi di pecore? L'alimentazione. Quindi, praticamente c'è una relazione diretta fra gli omini e queste malattie. Un'altra considerazione, se volete, epidemiologica, cioè di diffusione di malattie, riguarda proprio l'Alzheimer. L'Alzheimer c'è una distribuzione molto particolare a livello internazionale. Il paese a più alta incidenza è la Cina. E poi il mondo industrializzato. Dice, ma perché? Anche qui ho cominciato a cercare di capire che la Cina c'è una parecchia di persone che hanno l'Alzheimer. C'è una zona sul pianeta in cui la malattia invece è assente? Sì, nel mondo islamico. Nel mondo islamico la malattia è assente. E cosa differenzia la Cina dal mondo islamico? Dal mondo occidentale dal mondo islamico? L'uso del magari. C'è una ricercatrice inglese che ha fatto uno studio molto interessante perché voleva mettere in relazione alcune malattie ad alta incidenza con l'alimentazione. Lei ha fissato l'attenzione sui nitrati. Cosa sono i nitrati? Sono le sostanze che vengono aggiunte ai cibi, soprattutto di origine animale, per dare il colore rosso. Ma prevalentemente viene utilizzato praticamente per i salumi. E la maggior parte dei salumi, la cosa è fatta? È suini. E quindi, mentre c'era un altro studio che l'ha fatto in Italia, invece, un gruppo di Firenze, in cui c'era la parte opposta, cioè ad un'alimentazione priva di prodotti animali, ma che cosa comportava sulle stesse malattie? Quali sono le malattie che avevano preso in considerazione? Alzheimer, cardiopatie, tumori, malattie molto devastanti, ad alta incidenza. Lo studio italiano comprendeva circa 1,5 milioni di persone, quindi era abbastanza attendibile. Non è stato uno studio lineare. Loro hanno esaminato, hanno fatto quella che in medicina si chiama una meta-analisi, cioè hanno preso tanti lavori fatti precedentemente e hanno cercato di tirare fuori quello che loro cercavano. E hanno visto che l'incidenza di queste malattie nelle persone che non assumevano prodotti animali era bassa, mentre in quelli che assumevano prodotti animali era alta. Questo vi dà delle indicazioni alimentari, se volete. Il nostro sistema immunitario riconosce il simile. Quando all'esterno c'è qualcosa che corrisponde all'interno, scatta il meccanismo. Voi vedete recentemente che sono in crescita le malattie su base autoimmunitaria. Perché? Fatevi questa domanda. Io vi sto fornendo degli elementi di quella che è la mia ricerca del
campo dell'umanità. Ma fondamentalmente il problema è quello dell'identità di quello che sta fuori di noi con quello che sta dentro di noi. Quello che sta dentro di noi non suscita reazioni perché dentro tutte le cellule che dovevano riconoscere non ci sono più, sin dall'inizio. Quando io invece mi prendo dall'esterno e sono identica all'interno, scatta il problema. Scatta questa autoimmunità, che non è una malattia. Il sistema funziona perfettamente. Il problema è solo che noi non siamo abilitati a introdurre un certo tipo di cibo. Fondamentalmente noi come umani dovremmo avere un'alimentazione simile a quella dei primati. Il nostro intestino è come quello dei primati. Noi siamo gli unici che hanno la saliva e le urine alcaline. Tutti gli altri animali invece ce l'hanno acida. L'alcalinità è legata a quello che introduciamo. I prodotti animali sono acidi. Richiederebbero praticamente un lavoro ancora maggiore. Se io vado ad analizzare le urine di un bambino che viene adottato direttamente dalla mamma, io troverei pH 8 delle urine, o pH 7.4, che è lo stesso del sangue. E così anche a livello della saliva. Perché noi dovremmo alimentarci solo di frutta e semi. Anche se sono detto che gli uomini erano carnivori, è una forzatura, non erano carnivori, erano raccoglitori. Quindi avevano un'alimentazione prevalentemente a base di prodotti animali, non di prodotti vegetali. Tutta questa storia praticamente poi mi ha indotto a fare una scelta. La mia scelta è stata quella di evitare di andare incontro a questi processi. Per cui, da oltre 25 anni, da quando ho cominciato a studiare questo problema, sono diventato vegano. Quindi, il mio modo di essere vegano non è legato al fatto che mi dispiace perché ammazzo gli animali, perché torturo gli animali, ma è legato al fatto che io so che mangiando prodotti animali corro il rischio di incontrare sostanze identiche a quelle mie e poi incontro poi a patologie molto importanti e devastanti. Perché? Ho evitato. E quindi il discorso che porto, quello che vi sto comunicando oggi, è cercate di prendere coscienza del meccanismo e poi fatto una scelta molto grande da cominciare. Vedete cosa volete fare, cosa volete ottenere e fate una scelta. Io vorrei anche dire un'altra cosetta che riguarda in pratica la prima fase, quella di maturazione del sistema, che come ho detto prima comporta l'eliminazione di tutte quelle cellule in grado di riconoscere se stesse. In questa fase, se io introduco delle sostanze strane che hanno la capacità di interagire con queste cellule, che succede? Che queste sostanze fanno parte del sé, causando dei danni. Non succede niente. Qualsiasi cosa viene introdotto nel periodo di maturazione dei linfociti determina apoptosi, cioè l'eliminazione delle cellule sensibili a questo. Per cui ci possiamo trovare all'interno delle sostanze estranee. Chiaramente il presupposto non è quello di prendere del poker, perché quelli seguono praticamente la via del cortisone, ma l'introduzione diretta dell'ambiente interno.
è quello il problema. Cioè, introducendo direttamente e incontrando le cellule immunitarie sensibili, le cellule immunitarie, praticamente scompare. Non c'è reazione. Non ci sono formazioni di anticorpi, non ci sono formazioni di cellule attive, hanno quella che si chiama l'immunità cellulare. Io vi dico questo perché uno degli studi recenti ha messo in evidenza una cosa strana, quella praticamente che è stato riscontrato nel corpo di adulti sostanze che erano state inoculate da piccoli. Questa cosa qua ha messo in moto un meccanismo molto strano. All'inizio dell'anno scorso, le ASL, ovviamente l'ASL pari, disse, cominciò a fare una serie di incontri dei medici perché voleva stimolarli nell'essere più attivi nella propria psicoterapia per gli assistiti. Allora si parlò di un calendario per la vita, tra cui erano comprese anche delle inoculazioni che la persona aveva ricevuto anche da piccolo, perché sembrava che non funzionasse. Non è che non funzionasse, il problema è che da piccolo non hanno dato nessuna lezione. Per cui scontare una persona adulta, sostanze ancora vive, vitale, attive, è la conseguenza diretta del fatto che da piccolo c'è stato questo processo di apoptosi, che praticamente ha annullato le risposte. Le conclusioni che prendono.